C'è spesso l'idea che il terapeuta, che sia uno psicologo o uno psicoterapeuta, debba aiutare le persone a risolvere i propri problemi. Però io mi chiedo, non è un po' limitante e, se vogliamo, superbo? Noi psicologi potremmo essere portati a pensare che possiamo risolvere i problemi delle persone, il che è vero, però la parola chiave è possiamo. Non è l'unica cosa che possiamo fare, e forse neanche la principale. Come ama ripetere Michael Hoyt, il numero più frequente di sedute in psicoterapia è zero. Le persone riescono a risolvere i propri problemi da sé, senza bisogno di uno psicoterapeuta o di un altro professionista. In un bellissimo libro di Bohan e Talman, chiamato How Clients Make Therapy Work, cioè come i clienti, in che modo i clienti fanno funzionare la terapia, mostrano diverse ricerche che fanno vedere come le persone risolvano con le proprie capacità i problemi, anche le psicopatologie più gravi e invalidanti. Questo non vuol dire che noi siamo inutili, anzi, probabilmente abbiamo le competenze e le capacità per essere dei catalizzatori del cambiamento, per essere la scintilla che permette di accendere la miccia del cambiamento positivo. Tuttavia mi viene il dubbio che questo non sia sempre chiaro, né a loro né a noi stessi, e questo è un problema, perché ci stiamo perdendo l'opportunità di aiutare le persone in modo diverso e di spiegargli che possiamo essergli utile in tanti modi diversi. Recentemente ho scritto la prefazione alla curatela di Moshe Talmon e Michael Hoyt, Capturing the Moment, di cui c'è appunto la traduzione italiana per Cui suo editore, che uscirà in questi giorni, anzi al momento del video sarà già uscita probabilmente. E lì ho riflettuto su 5 modi, 5 cose che possiamo fare come terapeuti. Mi piacerebbe condividerle qui, mi dici che cosa ne pensi o scrivi nei commenti, se te ne vengono in mente altre che sicuramente ci sono, magari ci riflettiamo insieme. Numero 1, ovviamente possiamo aiutare le persone a risolvere i loro problemi e le loro difficoltà. Non sto qui a dire chi faccia cosa, di chi è il merito, chi ci mette la maggior parte del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Semplicemente possiamo dire che le persone vengono da noi con un problema o un obiettivo da raggiungere, e alla fine del percorso terapeutico quel problema è completamente risolto oppure quell'obiettivo è completamente raggiunto. Numero 2, possiamo aiutarli nel percorso e nel processo di elaborazione delle strategie con cui andare a risolvere il problema o raggiungere l'obiettivo. Non dovremmo sottovalutare la nostra capacità di proporci anche come professionisti in grado di aiutarti ad aiutarti, cioè per esempio di darti la possibilità di avere uno spazio in cui elaborare delle strategie che ti permettono poi successivamente da solo, senza la nostra presenza, di andare a raggiungere il tuo obiettivo o risolvere il tuo problema. Magari è tutto quello di cui hai bisogno. Numero 3, siamo in grado di avviare o di consolidare un processo di cambiamento. A volte quello che serve è semplicemente aiutare la persona a muovere il primo passo, a rimettersi in carreggiata. È una cosa curiosa, perché se ci pensi, nella vita di tutti i giorni noi troviamo degli elementi, delle situazioni, delle persone che ci permettono di fare il primo passo di sblocco oppure di rimetterci in rotta quando finiamo fuori rotta. E io penso che noi come psicologi e come psicoterapeuti possiamo aiutare le persone a fare questo nel modo più efficace ed efficiente. Numero 4, possiamo fare da contenimento e o da risposta per le situazioni di crisi o di emergenza. A volte non c'è un problema da risolvere, un percorso da iniziare o una rotta da aggiustare, a volte semplicemente c'è un momento di crisi, di emergenza, una situazione acuta in cui ho semplicemente bisogno di fare qualcosa, e dallo psicologo posso trovare quello spazio in cui fare quella cosa, senza bisogno di risolvere, senza bisogno di comprendere. Potrei aver bisogno di questo o di altro, potrei aver bisogno di uno spazio di contenimento, e lo psicologo ha le competenze per darmi quello spazio nel modo più efficace ed efficiente possibile. Credo che noi possiamo essere veramente preziosi in questo, aiutare la persona nel momento di crisi, non per forza per risolvere qualcosa, aggiustare qualcosa, anche questo, ma non per forza questo. A volte possiamo essere semplicemente quella persona di riferimento da cui andare nel momento in cui c'è bisogno di qualcos'altro, qualcos'altro per cui noi abbiamo le competenze, ovviamente. E numero 5, fornire uno spazio di ascolto e o di confronto. Ricordo anni fa di un signore qui a Roma che si era messo con un banchetto per una strada, una piazza di Roma, e semplicemente offriva ascolto. Le persone si fermavano e si mettevano lì a parlare, non era uno psicologo, mi pare che fosse un ingegnere addirittura, e la cosa ha avuto talmente successo, è stata talmente utilizzata che è stata ripresa anche dai giornali. Lui lo faceva amatorialmente, noi invece abbiamo le competenze per fare questo
questo in una maniera che sia più strutturata, in una maniera che possa far sì che possiamo dare uno spazio alle persone che semplicemente vogliono essere ascoltate e avere uno spazio di confronto con un professionista di un tema X. Penso che con le giuste precauzioni, fatto nel giusto modo, rispettando deontologia ed etica, dare questo tipo di spazio potrebbe essere interessante e utilizzato da molte persone. Insomma, queste sono solo alcune idee su ciò che possiamo fare. Non è tutto qui, non è neanche niente di nuovo, però ho come l'impressione che a volte rimangano queste cose un po' sommerse nel modo in cui ci presentiamo le persone, nel modo in cui gli spieghiamo come potrebbero trarre beneficio da noi. E se non gli mostriamo noi come possiamo essergli d'aiuto, chi lo farà?